un pochettino di oggi pasta con le fusille. Il suo tormentone è ormai famoso in tutta Italia e non solo. Parte da TikTok e Instagram, arriva fino ad Avanti a un altro e Ciao Darwin. Baldassare Scilla, siciliano di origine, è un fenomeno social nazionale e i suoi video divertenti li registra a Piacenza, dove vive da 23 anni insieme alla famiglia. È diventato famoso, diciamo, perché io sono un appassionato di cucina e niente, mi metto quel piatto lì e mi diverto in cucina a fare i miei assaggi. E da lì è nata tutta la passione per questi canali social che stanno diventando abbastanza conosciuti, insomma. Quali sono i numeri social? Quante persone la seguono? Praticamente su TikTok adesso siamo arrivati a 413.000 follower, poi su Instagram 260.000. Ragazzi, oggi spaghetti con le vongole, una per tre alle 123. E ha conosciuto anche alcuni personaggi famosi, ne citiamo due, Paolo Bonolis e Sfera Ebbasta. Sì, ho partecipato tra l'altro anche a programmi come Ciao Dani, l'ultima edizione, e poi Avanti un altro di sera, sempre con Paolo Bonolis. È stata un'esperienza bellissima. Chi è nella vita reale di tutti i giorni? Cosa fa? Da quanto vive a Piacenza? Baldassare vive a Piacenza da 23 anni con due ragazzi che sono nati qua, e Baldassare è un operaio che lavora presso Fiorani Carne, diciamo, come metronotte, e questa è la mia vita. Per passione mi piace cucinare, divertirmi nelle prove d'assaggio. Il mio nome di battaglia è Neve. Quando metto il parmigiano sopra la pasta, allora la gente lì, e c'è un'esplosione che è conosciuta in tutto il mondo. Oggi pasta alla carbonara, come con tanta neve. È bastata una frase divertente. Si è mai chiesto se questo successo se l'è meritato? Un giorno ero lì che stavo mangiando e sentivo questa canzone, allora io ho preso il formaggio, ho fatto neve, e da lì è partito tutto lì. Io vedevo ogni giorno che le persone, quando sentivano questo motivetto, aumentavano di giorno e di giorno. Meritarlo, forse non lo so, forse è una parola grossa, cosa devo dire, però insomma io credo di meritarmelo. Lo dico con tutto il cuore, grazie a tutti veramente.